per ottenere qualcosa. Attenzione! Attenzione! Sì, siamo lì, siamo quella cosa. Vedi che bella roba. Ma è il momento utopico, utopico. Aspetta che giriamo. Dobbiamo girare. Ci giriamo, Pino. Dobbiamo girare. Anche noi vogliamo lì. Ma cosa sta parlando? Che Simone? Per cosa? Però è oggi abbiamo ripassato. Allora, silenzio. Faccio tutto mio. Chi è che c'ha un coltello? Madonna, Margherita, dammi un coltello. No, nessuno c'ha un. Io ho una forbicina. Se abbiamo sparecchiato. Vuoi una forbice? Cosa devi fare con il coltello? Ho appiccicato qui. Vabbè, so fare questo pezzo di scorta. Aspetta, per far sì che nessuno leggesse prima e adesso. E immagino le foglie oggiali. Aspetta, Luisa. Aspetta, è andata a prenderlo. Sì, lo so che sorpresa. Mi porto da sopra l'arancia dopo le 4 con le olive. No, tanto l'ha mangiato così da poco. Non si è mai detto che un'infermiera non ha una forbice chirurgica. Sì, grande ciata. Già arrivato il coltello. Poi l'ago, il filo ce l'hai. Per questo ed altro. Madonna. Discorso. Guarda qua. Discorso. Quante pagine sono? Non è quante pagine sono. Quanto interessante può essere il discorso e quanto prestate attenzione. Ma non chiedetemelo, in arabesco. Allora, non si sente. Voce. Voce non si sente. Vicini per attento. A proposito di attenzione, dov'è la Marghe? Qua. No, non la vedo. In braccio papà. Hai paura che mi raccomando quest'anno non rubarmi il palcoscenico, eh? L'anno scorso lei, mentre io parlavo, mi ha rubato il palcoscenico. Io capisco che quest'anno ha dei problemi perché tra qualche mese qualcun altro o due persone gli ruberanno il palcoscenico, però mi raccomando, no, no, ha capito la Marghe capisce, magari non capisce tutti i, come si dice, i vocaboli, per i congiuntivi, però fa niente. Allora, 18 agosto 2023, non so bene perché ho scritto questa frase, questo incipit, l'incipit era nel mezzo di cammin di nostra vita mi ritrovai. Inizia. Bello è bello come incipit, perché è uno dei più belli che esistano, no? Però il fatto è che ero anche reduce da un cammino fatto a metà, quindi nel mezzo del cammino di uno dei più importanti della mia vita, e sicuramente aveva un senso anche quello. Poi Dante, in questi anni, complice il fatto che lui erano 700 anni dalla sua morte, quindi ne abbiamo sentito tutti, ne abbiamo sentito parlare, poi le letture del professor Andrea, e soprattutto del figlio del professor Andrea Sante, che legge la Divina Commedia, la mette in scena e poi, notizia di ieri, vuol diventare, o la sua professione sarà, custode della tomba di Dante. E poi è un incipit sicuramente augurale questo, quindi nel mezzo dei cammini di nostra vita vuol dire che mi auguro di vivere ancora un bel po' di anni. Come sempre ho qualcosa da dirvi, ed è il motivo di questa festa, al di là del bere e del mangiare, è una delle mie cose che preferiscono, quindi dovete servirvi queste parole. Come diceva un mio amico, non so se ve lo ricordate, alla tua età puoi dire quello che vuoi, e lo dicevo quando io ne avevo 60, quindi adesso ho 70, posso veramente dire quello che voglio. E allora così scrissi nell'invito. Nel mezzo del cammin di nostra vita, e poi prosegue il sommo poeta, mi ritrovai per una selva oscura
che la diritta via era smarrita. Ai, quanto a dire no, qual era. È cosa dura, esta selvaggia e aspra e forte, che del pensiero mi rinnova la paura. Il pericolo è che sì, se si prosegue nella selva oscura, che è l'immagine del disordine, della decadenza di questa società, dove viene smarrita la strada giusta, dove ci si sente smarriti nella selva oscura, o davanti anche a un piccolo problema, proseguire senza aiuti può essere pericoloso. Il poeta dice anche, stai attenta, no, dice, stai attenta Alice. Poeta, Alice è lei che parla mentre io parlo. E la cosa, il poeta dice anche, per me si va nella città dolente, per me si va nell'inferno, nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. E ancora lesse queste parole minacciose, lasciate ogni speranza voi che entrate, oh, ho bisogno di qualcuno che mi salvi, che mi accompagni, ad esempio un Virgilio. E allora sempre il poeta dice, qual che tu sia, ombra uomo certo, tradotto, quello che dice Dante, tradotto dice, uomo, donna o persona fluida, fosse anche un orso bianco o un grizzly, uno che vota a destra, un ectoplasma o addirittura un tifoso dell'Inter, ti prego, vieni qui a sorreggermi. Dante la mette giù un po' dura. Io un po' meno, e faccio qualche esempio tra metafora e realtà. Non l'ho mai vista quella borsetta. Neanch'io ho visto. Però aveva ragione la mia bambina a dire che la Alice ogni tanto rompe le scatole. Eh sì. La Emilia dice che ogni tanto rompi le scatole, non solo all'Emilia, ma anche a suo nonno. Guarda io come ho fatto bene un cuore. Guarda come si fanno le l'altro anno c'era la Marche, quest'anno. Allora faccio esempio, Dante la mette giù un po' dura, io un po' meno, faccio qualche esempio tra metafora e realtà. Non esagerando, nel cammino della nostra vita normalmente ci ritroviamo non in selve oscure, ma in piccoli boschi poco illuminati con poca luce, non avendo presi opportuni accorgimenti. Certo, la cosa potrebbe farsi spessa, non avendo gli strumenti adatti nelle competenze per scrivere. E soprattutto non avendo qualcuno che ti aiuta. Ad esempio, un Virgilio. Ma faccio un primo esempio che vuole essere illuminante e didascalico. Avete presente un cammino che può essere difficile, ostico, impegnativo? Ad esempio quello di Santiago, il francese, sì, quello che ho fatto io con altra gente che forse conoscete, forse no. Nel giugno scorso, avete presente le frecce gialle? Avete presente una guida cartacea inerente al cammino? Avete presente le tracce GPS? Avete presente uno che l'ha già fatto e comunque ha chiesto e chiede informazioni? Un certo Pino. Avete presente che potete parlare con tutti quelli che passano di qualunque paese essi siano e hai subito una traduzione simultanea, vedi la mumma? Anche se non li fermi, vengono loro a contattarti per salutare Maria Azzarelli in arteggiata. Come fai a perderti anche se la selva è oscura, anche se vuoi volontariamente perderti? Impossibile. La difficoltà si supera, basta avere gli strumenti adatti e i Virgilio appropriati. Ma andiamo ad analizzare le nostre selve oscure, tante ce ne sono. Togliamo subito le selve oscure che una serata lieve e scherzosa non ammette. Gli anziani, per esempio, che discutono di acciacchi, i malani, anche se qualche volta è necessario, è istruttivo. Poi un'altra selva oscura, il sesso. Meglio sorvolare e poi mi mancano le persone tutte con cui discutere, analizzare con parole appropriate e specifiche o scientifiche.
o meglio con un linguaggio scurrile da carrettiere, da osteria, o come volete in un linguaggio allusivo, ma mai violento, assicuro, né in fondo offensivo, ma mi mancano, come dicevo prima, le persone adatte. Quindi niente discorsi sul sesso. Quando hai un mattone refrattario da tagliare, un cancello da immurare e non sai che fare, ti guardi in giro ed un Aldo puoi trovare. La bicicletta fa rumore, cade la catena, non frena più. No, non sei capace? Se non sei capace, ma chi lo chiede? Nonno, che bella spada ha fatto il nonno di Pete Jackie. Sei capace di farmene uno uguale? Se non sei capace, a chi lo chiediamo? Nonno, tu sei bravo a fare altre cose, però la spada e la bicicletta la facciamo fare a qualcun altro. Certo, lo facciamo fare a qualcun altro. Bisogna essere anche capaci di trovarli. Questi figuri mica passano per strada, Bisogna sapere dove andare e quando andare e come chiedere per avere l'aiuto di un virgino. Per esempio, avendo nel futuro, ma nel futuro lontano, un principio d'Alzheimer, o solo una botta grossa di nostalgia, ed uscendo dal cancello della propria abitazione sita in via Roma, resti disorientato. La malattia e la nostalgia ti porta a ritornare bambino e quindi a ricercare la via Roma come era 50 anni fa, ma non lo riconosci più e sarebbe un grosso trauma. Ma per fortuna anche qui è possibile trovare un Virgilio sotto le mentite spoglie dell'Ivana che ti accompagna durante la tua crisi nei pochi luoghi che assomigliano a quelli di tanti anni fa e tu ritorni sereno. Vero? E poi un Virgilio codificato con tanto timbro del notaio, dello Stato e anche della Chiesa. Il mio Virgilio che fa tante cose, ma soprattutto mi necessita in alcuni ambiti, la telefonia. Facciamo alcuni esempi, quel maledetto aggettivo che ormai è il collegamento naturale dei nostri altri. Il cellulare, quanti problemi ci dà? Papà, mi dai la penna unicorno? E dove diavolo è finita la carta? Papà, mi dai la quanti kilobyte hai a disposizione? E qui il mio Virgilio tecnologico interviene. L'organizzazione di un evento tipo questo, dove certo io posso avere l'idea, ma poi come si fa con i tavoli, dove si mettono le tovaglie e se arriva qualche palombaro ciclista? Perché i palombari ciclisti, soprattutto quelli ciclisti, sono gente che arriva all'ultimo momento. Non ti dico quando perdi qualcosa. La vite che salta dal tavolo al pavimento ed è l'unica cosa con quel, ed è l'unica con quel passo, con quella lunghezza, con quel pianto. E chi la trova più? E Virgilio la trova. Voglio bene a Virgilio anche per questo. Anche se Virgilio da contratto deve stare vigile, solerte e soprattutto vicino a me. Nel momento onirico tra lo sveglio ed il sonno, anche lì si ha bisogno di Virgilio, che ti accompagnano le braccia di Morfeo. Ultimamente ho due loschi figuri, che mi accompagnano e prima di dormire ci diciamo cose di cui potrei anche vergognarmi, ma che mi divertono e commuovono, cose vecchie, stupidate da ragazzi delle medie, scurrilità da bar o circolo, cose vecchie dette o ridette, ma così divertenti che ci si addormenta con il sorriso sulle labbra. Stasera naturalmente ho preso i nomi di tutti voi e quindi se ho bisogno di qualche Virgilio, come fate a dirmi di no? Una stufa da rimontare? Un mobile da spostare? Una pianta da tagliare? Una finestra da scarteggiare? Una cinghia da cambiare? Un pneumatico che perde piano piano? Un pesto per poter utilizzare le preziose erbe dell'orto? E tante altre cose ancora da fare. Dove vi potete dare una mano, vi potete accompagnare alla loro realizzazione, o meglio ancora, se vi va, potete far tutto da voi. Negli anni della vecchiaia si diventa, come diceva il Cardinal Martini, i mendicanti, e si è sempre bisogno degli altri. A proposito, avete lasciato tutti l'opolo per il mio regalo? Sì. Sì, sì. Con il vostro opolo dovevo acquistare un paio di Crocs. No. Però,
ci ha pensato. Ha anticipato. Invece il grip che ho su quelle vecchie ormai sono bianche e nere. Sono uguali, però guardate il grip la differenza. Consumate. Questo me l'avete regalato voi un po' di anni fa. Non grippano più. Le amargate. Quindi, ecco. Allora, col vostro obolo acquisterò un paio di cross. Adesso col vostro obolo non so cosa acquistare. Quindi ci penserò. Farò comunque, come tutti gli anni, un ricco aperitivo in un bel posto insieme a Virgilia. Ed il resto, vediamo cosa acquisto poi, lo donerò ad Emergency. Un ringraziamento a chi ha organizzato l'accoglienza e il cibo che è stato sicuramente di ottima qualità, a parte quelle con le olive, quelle con le però se l'avete apprezzato, affari vostri. E poi ho aiutato a organizzare veramente una cena con così tante persone. Non abbiamo dovuto lasciare a casa nessuno, neanche Simone. Un ringraziamento alla Iaia per aver voluto condividere i compleanni. Un ringraziamento al presidente del circolo, persona simpatica e a modo, che ci ha concesso sedie e tavoli dove siete seduti e accomodati. D'altronde è tradizione dei presidenti del circolo essere simpatici e disponibili come me. Un grazie a tutti voi per aver accettato l'invito. Ci rivedremo, se non avete di meglio da fare, nei prossimi 30 anni, il 18 agosto di ogni anno. No, non c'è. Concludiamo? Allora, concludiamo partendo dall'incipit di partenza. Allora, gli incipiti di partenza, se vi ricordate, se siete stati attenti, se non vi siete distratti o avete avuto qualche altra cosa di meglio da fare, diceva: nel mezzo del cammino di nostra vita noi lo modificheremo in questa maniera. Durante una sera del nostro cammino di un agosto del 2023, nel giorno 18, ci ritrovammo in una selva oscura, avendo un po' di paura. Wow. Ma fu solo un attimo, e poi via, ci trovammo subito in buona compagnia. Grande. Una compagnia ben assortita, venuta a dire al Franzioni tanti auguroni, grazie. Bravo, auguri. Lunga vita. Adesso passiamo al dolce. Wow. Ma scusa.